È arrivato in farmacia il Mounjaro. Mounjaro che è la tirzepatide, che è un nuovo farmaco dimagrante che è arrivato in farmacia proprio in questi giorni. Mounjaro è uno dei nuovi farmaci dimagranti. Vi ricordo che come medici specialisti abbiamo a disposizione il Mysimba a base di bupropione e naltrexone, che è un farmaco da assumere per bocca, e poi abbiamo tutta la serie degli iniettabili che sono Saxenda, liraglutide, che sono il Wegovy, la semaglutide, e adesso abbiamo il Mounjaro. Mounjaro tirzepatide, a differenza degli altri, non è un piccolo ormone secreto a livello intestinale, ma sono due ormoni secreti a livello intestinale, il GLP-1, che sappiamo è molto simile rispetto a quello della semaglutide, che è un ormone che va a regolare il metabolismo degli zuccheri, ottimizza il metabolismo degli zuccheri e dei carboidrati e dà un senso di sazietà migliore e soprattutto diminuisce il desiderio di cibo. Ecco che al contrario, invece, il tirzepatide contiene certamente anche un altro simil GLP-1, quindi che va a agire sul metabolismo degli zuccheri, sulla fame, sulla sazietà, ma contiene anche un altro enterormone, il GIP, che va a agire sul metabolismo dei grassi. Quindi tirzepatide agisce sia sul metabolismo degli zuccheri che su quello dei grassi. I benefici li vedremo progressivamente nei prossimi mesi nell'utilizzo di questo farmaco, che si presenta, secondo gli studi clinici che abbiamo a disposizione, si presenta veramente efficace, veramente un farmaco con una marcia in più. Le indicazioni sono le stesse indicazioni di tutti gli altri fratelli. Le indicazioni sono per i pazienti obesi o per i pazienti che hanno un sovrappeso elevato, quindi sopra il 27 di indice di massa corporea, con già delle complicanze come l'ipertensione, come il colesterolo alto, come la glicemia alta, complicanze legate al sovrappeso. Quindi questi farmaci sono indicati insieme ovviamente a tutte le indicazioni, sia di tipo nutrizionale, alimentare, sia di tipo fisico, costumi da assumere durante la terapia medica. E quindi questi farmaci sono indicati insieme a tutte le considerazioni che abbiamo detto prima. Sono farmaci che hanno le stesse indicazioni tutti e hanno anche tutte le stesse controindicazioni, soprattutto date dalla gravidanza oppure dal desiderio di avere dei figli nelle donne in età fertile. Questi farmaci non sono stati ancora studiati bene per queste persone, e ci sono delle indicazioni anche per adolescenti, per bambini obesi ovviamente. Invece ci sono delle controindicazioni, appunto abbiamo detto, per le gravidanze, ma anche per l'allattamento oppure per delle gravi patologie gastrointestinali oppure per le pancreatiti. Comunque le indicazioni e le controindicazioni e anche gli effetti collaterali di tipo gastrointestinale o anche come allergie in generale, sono simili per tutti questi farmaci. Per quanto riguarda invece la modalità con cui vengono iniettati questi farmaci, diciamo che Mounjaro qui in Italia è stato introdotto con la QuickPen, che è un device, è una modalità per inserire il farmaco sotto pelle, che è una modalità moderna, efficace, molto simile a quella degli altri farmaci iniettabili, quindi molto simile al Wegovy, molto simile al Saxenda, e che permette allo specialista di personalizzare i dosaggi. Personalizzare i dosaggi è molto importante perché ogni paziente ha la necessità di avere un dosaggio specifico. Poi altre cose importanti sono degli studi già fatti sull'utilizzo di questi farmaci e ne parleremo prossimamente. A me interessa adesso avervi indicato che c'è questo nuovo farmaco che possiamo utilizzare insieme, medico, specialista e paziente, e che hanno delle particolari proprietà. Aiutano tantissimo i pazienti obesi o fortemente sovrappesi a dimagrire, e mi attendo da voi delle domande e dei quesiti che siano vostri, personali, che siano quesiti che mi permettono di magari fare degli altri video relativi a tutta questa nuova categoria di farmaci che sta diventando sempre di più, sempre più efficace e di grande impatto sulla sconfitta dell'obesità e dei problemi legati all'obesità. Ciao.